Per le audizioni odierne abbiamo come ospite, a cui do il benvenuto, la Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche Ani Energia. Abbiamo con noi il dottor Matteo Marini, il dottor Pigni, capogruppo Sistemi Accumulo, e il dottor Pota, Attività Istituzionale, mentre il dottor Marini è il vicepresidente con delega all'energia. E in più abbiamo come ospiti, che parteciperanno anche alla prima audizione, l'Associazione Nazionale Sanitaria Piccole Isole, il dottor Gianni Donigaglia, presidente, che è accompagnato dal dottor Antonino Scirè, past president del nazionale, presidente onorario. Io direi di iniziare l'audizione con la Federazione Lanie. Procederemo con loro, faranno la loro relazione illustrativa che hanno già depositato come documento e trovate qui sui banchi, così potete seguire in maniera più compiuta quella che è la relazione del vicepresidente. Dopodiché procederemo con le domande e le relative risposte da parte dell'ANIE. A lei la parola, dottor Marini. Grazie. Grazie infinite, buongiorno a tutti. Noi ci troviamo qui rappresentando quella che è la federazione delle aziende elettriche, elettromeccaniche e elettroniche. Sono tante aziende, sono circa 1300 aziende che rappresentano un fatturato congiunto di 74 miliardi di euro e circa 500.000 di addetti. Noi ci immodestamente diciamo di essere la tecnologia dell'energia e dell'automazione, ma il nostro contributo oggi è fondamentalmente rivolto appunto al tema delle isole minori, di come in realtà la tecnologia possa aiutare a costi ragionevolmente contenuti, perché tutti sappiamo che i 100 miliardi stanziati, che sono una cosa buona, ovviamente devono contenere una serie di interventi che non possono essere soltanto relativi a come vengono alimentate queste isole. Il tema delle isole minori è un tema molto, molto scottante, specie dal punto di vista ambientale e di sostenibilità. Voi tutti sapete, perché magari abbiamo fatto le vacanze o le abbiamo conosciute personalmente, che sono quasi tutte alimentate da generatori diesel. La soluzione potrebbe essere di tirare un cavo da terra all'isola per alimentarla elettricamente, ma questo è decisamente molto costoso e ha dei tempi di realizzazione estremamente lunghi. Una soluzione, ed è quello che noi abbiamo in tante maniere cercato di promulgare, è quella di ottenere un mix, se volete, di generazione elettrica un po' più flessibile, un po' più intelligente, favorendo lo sviluppo e l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, direi quasi sempre fotovoltaico, ma in realtà si può pensare anche a quello che è chiamato il mini eolico. Dico mini eolico perché se io andassi a Pantelleria e trovassi una torre di 150 metri che genera 10 megawatt, avrei qualche riserva dal punto di vista di impatto ambientale. Economicamente potrebbe stare in piedi, ambientalmente no. Quindi noi applaudiamo moltissimo all'iniziativa che lei, senatrice, sta portando avanti e questo gruppo di lavoro sulla legge 497. Di fatto quello che noi vorremmo introdurre come primo elemento di flessibilità è il concetto dei sistemi di accumulo, le batterie. I sistemi di accumulo rappresentano, e nell'unico caso di fatto oggi già effettivamente realizzato a Favignana, rappresenta un elemento di flessibilità, era freudiano, a Ventotene, con l'installazione di 300 kilowatt di batterie, rappresenta un elemento di flessibilità. Perché? Perché permette di ridurre l'uso dei generatori diesel con un duplice effetto economico di minor costo del carburante, evidentemente ambientale per un minore livello di produzione di CO2, e fornisce la possibilità, in caso di disastro energetico sull'isola, di fare quello che si chiama il black start, cioè di utilizzare questa batteria come l'elemento che rifà ripartire, uso termini semplici ma credo che siano abbastanza efficaci, fa ripartire tutto il sistema. Quindi la combinazione che noi propugniamo, e abbiamo una serie di esempi pratici per darvi un po' anche il senso dell'investimento di cui stiamo parlando, rappresenta una richiesta di flessibilità. Quindi inserire in isole
ad oggi fondamentalmente alimentate col generatore diesel, elementi fotovoltaici, elementi di eolico e sistemi di accumulo. Quanto potremmo spingerci? Provo a immaginare. Teoricamente possiamo pensare ad avere isole completamente alimentate da fonti rinnovabili al 100%, ha un costo. Noi abbiamo cercato nelle varie simulazioni che vi lasciamo qui o che se vuole vediamo in dettaglio dopo, delle serie di ipotesi per riuscire a essere graduali nel nostro approccio. Per esempio, parlando di pantelleria, c'è una soluzione che noi ipotizziamo essere al 100% da fonti rinnovabili, che vuol dire installare più di 45 megawatt di potenza installata. È chiaro che ha un costo rilevante, quindi io non è compito mio decidere quali sono le allocazioni di bilancio del governo italiano. Io voglio soltanto darvi degli strumenti pratici per poter modulare quelle che poi sono le vostre raccomandazioni quando si deve fare appunto un budget effettivo di spesa. Non si applica soltanto alla generazione, perché se io guardo le isole minori, un primo elemento che salta all'occhio è la mobilità. Scooter a euro zero che ancora girano liberamente per i paesi. Noi proponiamo e riteniamo che considerare, oltre alla generazione da fonti rinnovabili, anche la mobilità elettrica sia un elemento che non può essere disgiunto. Ci spingiamo oltre. Poi magari apro una parentesi sul discorso degli edifici, perché so che lei l'ha citato in un suo commento. Anche il porto andrebbe teoricamente elettrificato, perché quando arrivano gli aliscafi, quando arrivano le navi che riforniscono d'acqua, perché non sempre l'acqua è portata da terra, quando arrivano i grossi vascelli turistici, la maggior parte delle volte utilizzano i propri motori in porto, vuol dire creare un inquinamento pesantissimo. Ora noi come ANI, alcune nostre aziende associate hanno già fatto delle gare, per esempio per elettrificare il porto di Genova. Parliamo di altre dimensioni, il porto di Genova sono 15 megawatt, che è tantissimo. Però per dirvi che stiamo cercando di utilizzare una direttiva europea che obbliga tutte le grandi navi quando entrano in porto a staccare i motori diesel o i propri motori e attaccarsi a terra con un cavo, di solito in media tensione, per alimentare da terra le utenze di bordo e ovviamente non inquinare così i porti. Con tutti i dovuti distinguo, pensiamo che anche a un porto turistico, non soltanto per la ricarica, ma anche per poter permettere lo spegnimento dei motori, questo sia un elemento da considerare. Il discorso degli edifici lo raccolgo, nel senso che è un'esigenza italiana complessiva che prescinde dalle isole minori, quindi forse nelle isole minori c'è un'ulteriore richiesta di particolare attenzione di tipo architettonico piuttosto che di risparmio energetico o di attenzione, ma di fatto per noi questo è un tema assolutamente applicabile, assolutamente applicabile a tutti gli edifici, non soltanto quelli delle isole minori. Mobilità abbiamo parlato, ecco un concetto che forse avete già sentito e che qui va di fatto applicato per mettere insieme tutte queste cose di cui vi ho parlato, quindi mobilità elettrica, ricarica e macchine, o veicoli elettrici, porto elettrificato, fonti d'energia rinnovabili di vario tipo, si utilizza fondamentalmente un sistema di software di controllo che impropriamente o in maniera forse abusata risponde a nomi di smart grids, che voi avrete sentito probabilmente tantissime volte, ma questo effettivamente è un modo di definire un sistema di controllo che in automatico permetta di per esempio utilizzare, nell'ipotesi di avere delle auto che si stanno ricaricando in quell'istante attaccate alla rete, di utilizzare le batterie delle auto come elementi di flessibilità o di compensazione locale nel caso un'emergenza lo richieda. Quindi il sistema di controllo le vede sia come ricarica ma anche come potenziale fonte di utilizzo
utilizzando le loro batterie per compensare delle fluttuazioni locali dovesse la rete richiederlo. Tutto questo sistema complesso è un sistema, diciamo, di gestione avanzata che moltissime aziende italiane possono offrire, di cui anzi noi come italiani abbiamo una grossa leadership. Quindi io, se mi metto il cappello di Ani e non quello della mia azienda che non è italiana, ma vi assicuro che come italiani abbiamo una eccellente capacità di utilizzare questi software e di proporre e di vendere questo tipo di soluzioni all'estero e in Italia. Quindi questa era un po' un'introduzione generale. Se vogliamo andare magari, Marco, nel dettaglio dei casi concreti, forse per vedere di cosa stiamo parlando, il caso di Ventotene forse che è il più semplice. Sì, ecco. Pigni, sì. Sì, grazie. Ecco, Presidente Marini ha accennato e ha detto tutti gli elementi quadro che motivano il fatto di rendere più sostenibile dal punto di vista energetico ambientale le isole minori in generale, oggetto del disegno di legge, e anche in particolare le isole minori non interconnesse, cioè che non sono collegate a terra da cavo. Sono ancora più fragili questi sistemi e lì soprattutto c'è il tema della totale dipendenza dalle fonti fossili, perché sono tutte alimentate da generatori diesel, da centrali diesel. Il caso di Ventotene allora è il caso esemplare che volevamo raccontare qui, alcuni lo conosceranno già. È stato realizzato pochi anni fa in collaborazione con Enel. L'isola è un'isola piccola, è un'isola solo di 2 km². Però è esemplare perché dimostra la possibilità, ibridizzando, come si dice in maniera tecnica, cioè aggiungendo un sistema di accumulo da 300 kW alla centrale di generazione diesel dell'isola, di risparmiare un notevolissimo quantitativo di combustibile, più del 15% di riduzione, e di rendere l'isola stessa più sicura nei momenti in cui ci siano problemi ai motori del diesel, esercitando con l'accumulo la funzione di black start, aumentando l'hosting capacity della rete elettrica di quell'isola, cioè la capacità di resistere la rete elettrica all'immissione di generazione rinnovabile, fotovoltaico in particolare, che è sì ottima come situazione, ma è anche imprevedibile, quindi è non programmabile. E quindi la rete elettrica, se non bilancia sempre istantaneamente produzione e carico, va in crisi. Si possono creare dei cuori di bottiglie, si possono creare dei blackout, eccetera. Grazie alla funzione tampone, alla funzione di elementi di flessibilità del sistema di accumulo abbinata alla centrale termoelettrica dell'isola Ventotene, si sono ridotte totalmente a zero le disalimentazioni e i disservizi dell'isola. Ecco quindi che poi questo sistema d'accumulo ha permesso di installare fotovoltaico senza creare problemi alla rete elettrica. In piccolo, Ventotene è un esempio virtuoso di come è possibile fare con almeno un'altra ventina di isole, una sottoparte, se vogliamo, di quell'elenco allegato al suo provvedimento, perché sono solo quelle non connesse col cavo alla rete, mentre l'elenco del provvedimento che stiamo analizzando ha invece anche un'aggiunta di parecchie altre isole piccole, sempre, che sono connesse al cavo, e quindi i rischi minori di disalimentazione sono minori, non che non esistano, perché comunque anche il cavo può essere saturo, può essere poco sfruttato, eccetera, ma lì, diciamo, nelle isole non interconnesse a pieno sfruttiamo la necessità di introdurre tecnologie sostenibili per aumentare la sicurezza della rete e abbassare anche il prezzo del kilowattora, però, per tutti. Perché noi dobbiamo sapere che nelle isole, come Pantelleria, come tutte le altre quelle non interconnesse, la bolletta elettrica di tutti gli italiani surroga la bellezza di 60-70 milioni di euro a queste isole per rimborsare la gestione in sicurezza dell'alimentazione attraverso centrali diesel dell'energia elettrica in queste isole. Quindi portare elementi di ambientalità, portare elementi di efficienza, portare elementi tecnologicamente di gestione intelligente attraverso fonti rinnovabili, attraverso quello che è appunto la digital energy e quindi le smart grid,
porta a risparmio economico di combustibile, sicurezza e approvvigionamento, ma anche a riduzione del costo per sostenere elettricamente quelle isole e quindi risparmio per tutti gli italiani in bolletta. Il secondo caso che vi abbiamo portato è l'isola di Pantelleria, questa volta è un studio fatto da noi assieme a RSE, che è l'ente pubblico di proprietà del gestore del servizio energetico, che fa ricerca di sistema per valutare l'impatto delle nuove tecnologie in generale sul sistema elettrico ed energetico italiano. Ed è uno studio interessante, poi ci sono tutti gli approfondimenti che si possono prendere attraverso un link segnato comunque dal nostro portale di Anni oppure di quello di RSE, si trovano tutti i riferimenti. A seconda degli scenari di penetrazione di quanto fotovoltaico, quanto eolico e quanto kilowattora di sistemi di accumulo elettrochimici installare, a seconda di, quindi, di scenari differenti e crescenti di questa installazione di fonte rinnovabile sulle isole, in questo caso sulla Pantelleria, si dimostra come il ritorno degli investimenti è comunque sostenibile e industrialmente decente, perché è sempre sotto i 10 anni, e quindi a seconda degli scenari sempre più c'è un vantaggio, un risparmio in termini di taglio dei consumi di gasolio e sempre più anche in termini di riduzione delle emissioni di CO2, fino ad arrivare teoricamente anche all'obiettivo 100% Pantelleria Green, diciamo, che comporta certamente investimenti notevolissimi, ma che dal punto di vista dell'approccio progressivo e cadenzato da adesso al 2050 non è impossibile da raggiungere, anzi è possibile, proprio perché anche in altri paesi e in altri stati sono avviati percorsi e progetti ancora più ambiziosi dei nostri, sia alle isole Hawaii che in Grecia che nel nord Europa, di isole totalmente verdi, con ritorni degli investimenti che, se adesso per esempio l'isola di Tilos sono ritorni degli investimenti a 10 anni, nel futuro con la riduzione sempre maggiore del costo del kilowattora degli sistemi di accumulo, riduzione dei costi notevolissimi delle fonti rinnovabili, miglioramento dell'integrazione della rete, porteranno di sicuro da qui a 15 anni a un sistema dove le tecnologie verdi, soprattutto su queste piccole isole, saranno la realtà predominante, e i generatori diesel o di altri alimentati su una fonte fossile saranno al massimo un backup ausiliario di sicurezza futura. Dobbiamo e possiamo, sia il momento giusto per accelerare. Ecco, l'ultima cosa è che volevo solo ricordare, all'inizio trovate nella presentazione una storia che può sembrare noiosa, ma gli ultimi 5 anni ci sono stati dei provvedimenti legislativi su questi argomenti e dei disegni di legge e dei documenti di consultazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, l'ARERA, che ora vanno attuati, sono praticamente quasi pronti, bisogna attuarli proprio per iniziare questo percorso di smaltizzazione delle isole concretamente. Ci sono dei provvedimenti che sono già parzialmente sono già pronti e vanno nella direzione indicata nel DDL che stiamo commentando sul primo pezzo, energia sostenibile e efficienza energetica. Sulle altre parti del provvedimento non entriamo molto, se non Matteo forse qualcosina sul tema rifiuti, sul tema ciclico dell'acqua, dove lì sicuramente c'entra ed è possibile raggiungere performance notevoli attraverso tecnologie padroneggiate anche dalle imprese della nostra associazione per quanto riguarda l'aspetto dei dissalatori, l'aspetto del ciclo idrico integrato e della gestione dei rifiuti già sull'isola, argomento molto interessante e importante. Soltanto un commento, l'aspetto della dissalazione è un tema caldissimo, il metodo più efficace oggi è sempre quello di membrana a osmosi inversa, che ha dei costi in particolare energetici altissimi, cioè ci vuole tantissima energia per riuscire a creare la pressione necessaria per usare questa membrana come elemento filtrante. Riteniamo che lo sviluppo e la tecnologia a noi conosciuta, utilizzando per esempio il grafene
come ultimissima tecnologia, stia riducendo di molto i costi di questo tipo, diciamo, di creazione d'acqua o diciamo trasformazione di acqua salata in acqua potabile. Al momento oggi però sono dei costi molto importanti. Per quanto riguarda invece, diciamo, la parte, diciamo, di gestione della rete idrica, abbiamo da tempo utilizzato tecnologie simili a quelle che utilizziamo per la gestione della rete elettrica, anche per monitorare l'andamento delle reti, acquedotto pugliese soprattutto. Abbiamo una serie, diciamo, di tecnologie che oggi ci permettono di gestire in maniera efficace anche le reti idriche. Grazie mille per la dettagliata relazione. Adesso procediamo con le domande da parte dei colleghi, in primis anche del relatore, che è il senatore Matteo Mantero. Chiedo innanzitutto se può prendere nota delle varie prenotazioni, di fare delle domande dirette e concise, così che voi possiate prenderne nota e poi alla fine delle domande rispondere a tutti. Prima di cedere la parola in primis al relatore, se ha interesse, volevo fare solo una domanda anche io, perché guardando le proposte di modifica all'articolato dei provvedimenti in esame, a parte un piccolo errore, la prima modifica all'articolo 1 sarebbe all'articolo 2, comma 2, che sono condivisibili sia la prima proposta che la seconda proposta all'articolo 18, comma 1, che riguardano la possibilità di ridurre e far emergere anche dall'articolato i costi energetici anche per massimizzare l'autoconsumo anche attraverso i sistemi di accumulo. Quello che mi lascia un tantino interdetto sono le proposte di nuovo comma all'articolo 18, quello relativo all'istituzione di un'apposita commissione, che avrebbe però la responsabilità unica per il rilascio delle autorizzazioni. Ecco, magari dopo se riesce a dare qualche dettaglio in più, perché non riesco a comprendere da chi dovrebbe essere istituita e costituita questa commissione, da quali soggetti, visto che anche nel testo di tutti i disegni di legge c'è sempre il massimo coinvolgimento dei comuni, dei cittadini, e quindi non ho ben compreso qual è l'intenzione di questa proposta. Lascerei in primis la parola al senatore Mantero per le domande. Grazie. Sì, grazie mille Presidente, grazie per la relazione interessante ed esaustiva. Sì, le domande sarebbero molte, ma cerco di concentrarle. Allora, anche perché il problema dell'approvvigionamento energetico delle isole minori è molto rilevante, cioè è uno dei problemi principali, perché ovviamente al di là dei costi di cui ci facevate giustamente presente, sono anche una fonte di inquinamento rilevante, in quanto le centrali diesel sono all'interno dell'isola e quindi anche un problema per la salute pubblica e quindi un costo di conseguenza. E quindi volevo chiedere, intanto per quanto riguarda questo, diciamo, esperimento pilota di Ventotene, se in questo momento, non ho capito benissimo, se in questo momento la centrale diesel funziona semplicemente come tamponamento, diciamo, quando non fosse sufficiente l'energia, oppure funzionano in parallelo? Okay. E quanto è stato il costo dell'impianto? Forse c'è nella relazione, ma non l'ho visto, e anche qua i tempi di accumulo sono 10 anni, come ci avevate detto, per più o meno per degli investimenti, i tempi di, diciamo, ammortamento dell'investimento sono 10 anni, e qual è al momento la percentuale diciamo di energia prodotta dall'impianto diesel ancora rispetto a quella rinnovabile. Per quanto riguarda i sistemi di accumulo, è interessante quello che ci dicevate anche di come diciamo il software può funzionare diciamo utilizzando addirittura le batterie delle auto per ovviare alcune fluttuazioni. Quindi mi chiedevo se non potesse essere interessante, invece che avere un unico sistema d'accumulo centrale, diciamo incentivare gli edifici privati a avere i loro impianti solari e quindi batterie che funzionerebbero poi dal sistema d'accumulo diffuso, forse sarebbero anche più d'effetto.
Poi un altro, questo ve l'ho chiesto, un'altra cosa che mi interessa molto, anche se usciamo un attimo dal contesto, è quando facevate cenno all'elettrificazione delle banchine, che è un problema notevole di inquinamento in tutto il paese, perché noi abbiamo porti, voi parlavate di Genova, ma anche Savona, la mia città, ci sono le navi da crociera a un passo da, voglio dire, dal centro abitato, quindi sono una fonte di inquinamento rilevante, ancor più, quindi pensa alle grandi navi da crociera, ma ovviamente anche alle navi da diporto. Ovviamente il problema è che è necessario, prima di procedere all'elettrificazione della banchina, che le navi siano predisposte. Quindi mi chiedevo se voi avete contezza di, al momento, soprattutto delle grandi navi, quante sono in questo momento predisposte già per col sistema plug-in, cioè nel senso per potersi attaccare alla banchina. Probabilmente avevo delle altre, ma adesso al momento non mi vengono, però eventualmente riprendo la parola. Grazie. Grazie Presidente. Allora, riprendo lo stesso discorso appunto del relatore, perché vi ho sentito parlare quindi di rendere sostenibili queste isole dal punto di vista energetico. Allora mi chiedo se avete considerato l'energia da moto ondoso, perché è molto importante, stiamo parlando di isole quindi circondate dal mare, c'è per esempio il Limpet che insomma è stato un progetto molto importante. E invece in Italia abbiamo lo Swan di Enea, quindi io credo che sarebbe molto interessante considerare anche questo, anche perché sappiamo i pannelli fotovoltaici ottimi sicuramente per ovviare al discorso dei combustibili fossili, però a fine vita poi lì abbiamo un eventuale altro impatto, sappiamo, nel momento in cui dobbiamo andare ad eliminare i pannelli fotovoltaici, quindi a dismetterli. Un'altra cosa invece, di sistemi di accumulo, a me piace andare un po' sul tecnico perché è il mio diciamo background, che tipo di batterie avete considerato? E io vi suggerisco, se non le avete considerate, di vedere le batterie a flusso redox al vanadio, perché sono diciamo un'ultima cosa che è venuta fuori ultimamente anche a livello internazionale, molto interessante, perché diciamo sono veramente sostenibili e c'è la possibilità quindi di a fine vita, diciamo, hanno un ciclo interno e non hanno bisogno di altro, e anche la parte della tossicità è abbastanza bassa se facciamo un'analisi con il life cycle assessment e il ciclo di vita. Quindi tutto qui, alla fine dire, visto che state diciamo effettuando questa transizione, forse è meglio considerare tutte le tecnologie che ci sono in commercio per fare una valutazione proprio migliore e quindi un miglioramento reale. Grazie. Grazie senatrice Labbate. Senatore Pazzaglini. Sì, allora, in parte già detto, infatti anch'io mi ero chiesto perché si parlava tanto di più di fotovoltaico e mini eolico, un po' meno di idroelettrico in senso tradizionale, da moto ondoso e così via. E poi riguardo la geotermia, ho letto nello studio che ci sono i riferimenti, forse mi sono distratto, non li ho sentiti per come avrei voluto. E quindi i dubbi miei derivavano da questo, perché prima si faceva l'esempio il porto di Genova 15 megawatt, ma se dovessimo produrre 15 megawatt con il fotovoltaico avremmo bisogno di 30 ettari, dico a occhio. Quindi non è così semplice produrre tutto da fotovoltaico. Il mini eolico invece, sempre da ignorante, mi fa pensare, tecnicamente riferendomi al nome, a qualcosa di piccolo. Invece, se ricordo bene, si considerano torri di mini eolico fino a 20 metri, è una domanda, quindi non cerco conferme. 20 metri sono, no? Finisco allora così. E quindi ecco, mi chiedevo se, come ultima domanda, era stato preso in considerazione anche il costo della produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili, perché se non fosse per il contributo omnicomprensivo non ci sarebbe nessuna possibilità di avere un ritorno economico dall'investimento, e quindi in questo caso il mio timore è che poi il costo del consumo dell'energia elettrica delle isole minori vada a carico il bilancio dello Stato, perché il contributo, vuoi o non vuoi, comunque sempre da lì deve venire. Grazie senatore Pazzaglini, non ho segnato qualche altro intervento, forse mi è sfuggito, c'è qualcun altro che vuole intervenire, altrimenti diamo la parola al dottore Marini per la replica. Grazie. Proviamo a rispondere magari un po' in ordine sparso. Cominciamo con il discorso della dimensione forse della batterie.
Allora, le batterie sulla gas scala hanno senz'altro una valenza, per darvi una dimensione, se usiamo i nostri due campioni nazionali, Terna ha creato sistemi di accumulo nell'ordine dei megawatt, 5 megawatt, ma hanno delle finalità diverse rispetto a quelli che Enel fa associati appunto a utenze distribuite. Io non lo vedrei uno in alternativa all'altro, sono in realtà dei modi diversi di approcciare lo stesso tema, che è quello di gestire dei picchi di produzione da fotovoltaico o da eolico nel sud Italia e avendo le quattro dorsali di trasmissione completamente intasate, molte volte accumulando localmente riesco a aspettare, tra virgolette, quelle ore che mi servono per poi poter dispacciare l'energia al nord. Questo è l'utilizzo che Terna ha in mente, quindi un discorso di gestione su grandi numeri dell'ottimizzazione dell'energia. Enel invece ha una visione molto più di servizio, quindi io metto 10, 15, 20 kilowatt di sistemi di accumulo di fianco appunto a piccoli parchi fotovoltaici o sistemi di produzione da energia eolica per fare altri servizi, quindi per gestire meglio il flusso, nel caso di Ventotene per riuscire a far lavorare meglio i generatori diesel, e rispondo alla domanda corretta che nell'isola in questione non si è eliminato il generatore diesel, si è soltanto utilizzato i 300 kW di sistema di accumulo per fare in modo che il generatore lavorasse nelle fasi, nei cicli più ottimali per il generatore, quindi non, tra virgolette, eccedendo nella produzione, contenendo quindi le emissioni ma non eliminandole. In più, il sistema di accumulo ha permesso che molti privati cittadini o condomini che avessero deciso di dotarsi di fotovoltaico potessero essere facilmente integrati in un sistema di gestione dell'isola che, avendo appunto le batterie, è molto più facile da gestire, perché quando non c'è il sole interviene la batteria, quando invece il sole c'è e produce il fotovoltaico, la batteria accumula o tutto il più viene utilizzata come backup per ridurre appunto la potenza dei generatori. Quindi, se volete, Ventotene è un dimostratore di quanto possa essere flessibilizzante l'elemento sistema d'accumulo, ma ad oggi non siamo al 100% da rinnovabili nella maniera più assoluta, per rispondere alla sua domanda. Potremmo esserlo, ma oggi non lo siamo. Il discorso dell'energia prodotta da moto ondoso è un bellissimo tema. La mia società di origine, la BB, ha delle partecipazioni in parecchie società nella Scozia che producono o sperimentano la generazione da moto ondoso. Secondo noi è qualcosa che è in anticipo rispetto a uno sfruttamento commerciale dai 5 ai 10 anni, nel senso che ci sono anche lì varie tecnologie. Ci sono, per esempio, in alcuni casi dove c'è un forte flusso di corrente, vengono letteralmente installate delle pseudo turbine che utilizzano la corrente, ipotizziamo, tra Scilla e Cariddi sarebbe probabilmente un posto meraviglioso per installare delle turbine da corrente. Oppure dei sistemi che, utilizzando appunto questo tipo di movimento con dei cassoni o delle paratie, riescono in qualche maniera a trasformare questo momento cinetico in movimento che poi viene trasmesso, generato come elettricità. Credo che al momento non siamo vedrei almeno 5 anni prima di poterle dire guardi senatore, ci siamo, abbiamo una soluzione che sia commercialmente viabile. Ma sul fatto che ci teniamo un occhio sopra, l'assicuro, lo stiamo facendo. Il discorso delle batterie a flusso. Allora, per essere trasparenti, quello che abbiamo offerto è una simulazione fatta sui ioni di litio. Perché, se vuole, per forse deviazione mentale, cerchiamo sempre di bilanciare costi con i benefici. Oggi gli ioni di litio sono estremamente economici. Se guardate la curva di decrescita del prezzo
degli ioni di litio è praticamente a 45 gradi, quindi è veramente sceso tantissimo il costo delle batterie. Sono piccole, con un'altissima densità di energia e molto comode, non sono ecologiche, questo è chiaro, perché a fine vita qualcuno deve farsi carico di smaltire o di fare in modo che vengano stoccate nei posti, non dico come l'uranio delle miniere di Salgemma, ma comunque in posti adeguati al trattamento dei rifiuti. Ci sono alternative più ecologiche, e qui lascerei anche la parola al dottor Pigni che le conosce bene. La tecnologia flusso è senz'altro una tecnologia interessantissima. Abbiamo anche vari altri imprenditori italiani che le stanno sviluppando, addirittura uno a Rabarbaro, se le interessa come flusso, Salvatore Pinto, per non far nomi. Sono assolutamente da seguire, ma per darle un'idea di dimensione, un kilowatt della batteria a flusso è grande come una lavastoviglie. Sì, adesso andrò a Trento a vedere la fabbrica, ma in quel senso assolutamente la tecnologia sta lavorando in favore di queste. Oggi economicamente non sono ancora viabili, però, e questa è la risposta al perché stiamo facendo simulazioni con delle altre tecnologie. Però abbiamo anche altre soluzioni al sodio, se non ricordo male. Scusi. Sì, dal punto di vista dell'ambientalizzazione delle batterie, poi vengo a rispondere anche al tema dell'emendamento, oltre appunto alle tecnologie che abbiamo detto, ioni di litio oppure redox vanadio, dove le sperimentazioni sul redox vanadio più avanzate e importanti sono impianti industriali, hanno dimensioni notevolissime, e lì già il costo, la convenienza economica c'è, siamo vicini alla convenienza rispetto al batterio di litio, però sono su scale di dimensioni un po' diverse dalle isole, dai fabbisogni energetici delle isole minori di cui ci stiamo occupando. Chiaramente se fosse già un'isola maggiore come la Sardegna o la Sicilia, altro discorso, tant'è che anche Terna ha introdotto per la sperimentazione dei progetti pilota che sta facendo per rendere più flessibile la rete elettrica delle due isole maggiori, anche la tecnologia del redox vanadio, oltre a quelle più tradizionali. Quelle più tradizionali, ma non al litio, tra queste si possono anche citare le batterie al sale, sodio, cloruro di nichel e altro, tra l'altro tecnologia italiana, una delle poche, se non unica su vasta scala, prodotta dal gruppo che rappresento, ma non è uno spot, il gruppo FIAM, che fa batterie a piombo da una vita, fa anche batterie tecnologicamente avanzate al sodio, cloruro di nichel, con tecnologia totalmente riciclabile, con impianto di riciclaggio totale padroneggiato direttamente dalla filiera interna dell'azienda, e quindi come anche il ciclo del piombo, ricordo che non è poi così inquinante come sembra. Certo, se sfuggono dal ciclo di raccolta legale del COBAT, dei consorzi autorizzati che poi riciclano al totale anche il piombo, diventano un problema, certamente, come molte altre cose, come qualsiasi rottame che abbiamo, come la nostra bicicletta che se abbandoniamo nel bosco, eccetera. Ma se inseriti nel ciclo del circuito RAE, del percorso della raccolta RAE, eccetera, sono elementi gestibili, le batterie in generale. Ancor più appunto queste tecnologie già esistenti e che meglio degli ioni di litio hanno la filiera chiusa, completa, prima a costi sostenibili. Sul litio non stanno fermi però, anche tutti i player mondiali, visto l'enorme picco di domanda per la mobilità elettrica, il boom dell'auto elettrica, soprattutto in altri paesi, Nord Europa piuttosto che Cina, eccetera, le filiere del ciclo industriale, del riciclo, del riuso delle batterie agli ioni di litio stanno creandosi parecchio, e anche in Italia i nostri associati stanno installando impianti per il riuso da una parte, oppure per lo smaltimento, il trattamento, il recupero dei materiali delle batterie di litio. Venendo invece al tema dell'emendamento, noi abbiamo inteso, quando si è parlato di un'apposita commissione in qualità di responsabile unico del rilascio autorizzativo. Allora, il problema dell'autorizzazione di qualsiasi impianto tecnologico sulle isole minori è enorme. È enorme, toccato con mano, ma tutti, se andate in vacanza su quest'isola, se andate per lavoro, notate che qualsiasi cosa ha 3-4 volte i tempi già normali biblici
di autorizzazione rispetto a progetti o prodotti o impianti o qualsiasi cosa fatta sulla terraferma. Perché tutte le isole sono quasi tutti vincoli o soggette a vincoli paesaggistici molto forti, e quando ci sono di mezzo i vincoli paesaggistici molto forti, giusti, leciti, eccetera, le autorizzazioni delle soprintendenze, il percorso autorizzativo è notevolmente frastagliato e spesso incoerente e complicato. Questo vuole essere una proposta per provare a istituire, come già accade normalmente quando si fa una conferenza di servizi per l'autorizzazione di un'opera in un comune normale, in questo caso uno strumento dedicato alle isole minori, governato dallo stesso strumento che è previsto nel vostro provvedimento, che è quello dell'assemblea dei sindaci, se non mi ricordo più come è trattato, dell'assemblea dei sindaci delle isole minori, l'organismo della commissione coordinata anche dall'unione dei comuni delle isole minori, dall'ANCIM, eccetera, che si faccia almeno responsabile coordinatore unico dei provvedimenti autorizzativi dei benestare, in modo che vengano processati in maniera ordinata, sequenziale, e si accorcino i tempi di autorizzazione delle singole fasi del procedimento, applicando metodi già per fortuna abbastanza ben sperimentati e realizzati per l'autorizzazione di impianti anche piccoli o medio-grandi sulle fonti rinnovabili su terraferma. Ma esistono già questi strumenti formalmente nella legislazione nazionale. Probabilmente per le isole minori, come ha senso un particolare organo di coordinamento tra i comuni, tra i sindaci di questi comuni, la regione competente e gli organi per il tema scuole, per il tema sanità, ecco, stessa cosa anche qui, potrebbe essere utile uno strumento di snellimento unico. Poi rimangono chiaramente i percorsi, le leggi nazionali devono vigere anche lì, eccetera. Ecco, questo era per rispondere. Sui temi del payback, del tempi di investimento su Ventotene, il payback è di 5 anni, chiaramente è un investimento che non è stato totalmente per far andare 100% a fonte rinnovabile l'isola di Ventotene, ma come detto nell'ottica che ha detto il Presidente Marini, per rendere più flessibile la rete dell'isola, per far funzionare meno e meglio i generatori diesel, per risparmiare quindi sia combustibile che per poter aumentare la possibilità di mettere generazione rinnovabile di piccolissima taglia sull'isola. A sua volta quella generazione rinnovabile può avere piccolissimi impianti di accumuli, cosiddetti storage residenziali, che prima senza un adeguato ibridizzazione della centrale diesel, alla fine il gestore dell'isola diceva: no, mi sballa tutto, non posso collegare nulla, scusate, mi sbilancia la rete, invece di farmi un aiuto mi fate un problema, e c'era quel tema lì. Prego. Il sistema di accumulo centrale sarebbe propedeutico a quelli più piccoli, diversamente non è utile. E già che ci sono, un'altra domanda, probabilmente c'è nella relazione, però adesso è giusto per avere un'idea, su lo studio che avete fatto su Pantelleria, per arrivare alla isola 100% diciamo green, quale sarebbe il costo che avete stimato e in questo caso quali sarebbero i tempi per diciamo di ammortamento dell'investimento, tenendo conto anche ovviamente degli impatti ambientali oltre che economici che hanno gli impianti diesel e così via. Grazie. Vuoi rispondere tu? Ah, perfetto. Nello scenario 45 gigavolt ampere, che è quello massimo al 100% di elettrificazione, si ipotizza un investimento intorno agli 8,2-8,3 milioni di euro. Esatto, il payback è tra gli 8 e i 9 anni. Le dovevo anche un'ultima risposta sul discorso di quante navi sono oggi predisposte per la conversione. La conversione di fatto da alternata continua avviene a terra. Quello che viene portato a nave è un cavo e serve, tra virgolette, soltanto che venga installato un pannello di media tensione, ipotizzando un costo tra i 25 e i 30 mila euro per ciascuna nave. Nelle navi da crociera
le grandi navi, diciamo, questo nelle nuove navi è di default. Il retrofitting di quelle vecchie non ho contezza di come venga svolto, ma senz'altro come standard nelle nuove navi è previsto. Allora, vi ringrazio, faccio presente che se avete la necessità di far pervenire qualche integrazione, ulteriore osservazione alla Commissione, potete farlo mandandolo anche tramite email agli uffici della Commissione. Ringrazio l'Ania Energia per Presidente, questo contributo. Presidente, prima di congedarli, potrei chiedere di avere le risposte, visto che non ne ho avuta nessuna, e tra l'altro integro allora le domande di prima, chiedendo quegli 8 milioni a che cosa servono, perché 8 milioni di euro, ipotizzo si possono produrre 8 megawatt, adesso dico a caso, ma indicativamente è quello, anche perché non avete indicato né da quale fonte e quindi né per la copertura di cosa, 100% di copertura all'isola di Pantelleria con 8 megawatt, riusciamo ad averla? E poi ecco, ritorno alle prime domande che avevo fatto, se nel tempo indicato di ritorno all'investimento tenete in considerazione l'attuale prezzo e quindi del kilowatt, quindi comprensivo del contributo. Se si spegne, collega, diamo quest'ultima risposta, così poi da dare parimenti tempo anche ai successivi auditi. Allora, lo studio è stato tra l'altro realizzato dall'RSE e rimando per ogni dettaglio ufficiale molto articolato a quel documento e a quello studio. Lo studio prevede già l'LSOE, cioè il costo levelized dell'investimento che ripaga i kilowattora e quindi che bilancia e totalmente remunera il costo di generazione, vendita, distribuzione e consumo dell'energia. Gli 8 milioni di euro per quanto accennato sono sufficienti perché il carico di Pantelleria è dimensionato e lo studio è stato fatto per coprire il 100% del carico di investimento di Pantelleria, che è supera di poco, adesso non mi ricordo a memoria, ma sono 10-12 megawatt su Pantelleria di carico. Poi cosa c'era l'altra domanda? Il mix energetico di generazione, qui è stato inserito anche dall'RSE un mix composto da fotovoltaico, mini eolico, sia a terra in parte, ma poi anche distribuito su tetti, su coperture, il mini eolico, il geotermico, che esiste una possibilità geotermica su Pantelleria, lo trova raccontato lì, non il motondoso perché è considerato ancora sperimentale ed antieconomico, cioè antieconomico adesso e quindi era eccetera, e il mini eolico addirittura per la precisione possiamo dire che definisce il mini eolico fino a 60 metri di altezza, vale. No, io racconto solo come è stato ipotizzato questa cosa, ma è stato ipotizzato per dimensionare anche a livello economico, non tanto appunto a livello di compatibilità o di impatto ambientale assoluto, ma a livello di quali sono le tecnologie attualmente conosciute che attualmente danno la miglior resa in termini di LSOE, quindi di costo evitato. E costo dell'investimento a kilowattora con le tecnologie esistenti decentemente ambientabilizzabili, ma non certo a impatto zero. Questa è stata la scelta, tra l'altro non è anche nostra, è stata la scelta che RSE ha presentato nei mesi e negli anni scorsi su mandato di un'altra parte politica. È costruito in questo modo. Allora chiedo scusa. Avete ipotizzato per il rientro negli 8 anni, 30 centesimi, 25 centesimi a kilowatt di introito per ammortizzare il costo in 8 anni, è solo quello avevo chiesto. Dovrebbe essere dentro nella relazione guardandosela, ma comunque sono a memoria ho costi sui 30, come ha detto lei, 30 euro. 30 centesimi a kilowatt. Ultima precisazione, come dico, non sono... questi investimenti non sono costi aggiuntivi, ma tutto il provvedimento, tutta l'intelaiatura e anche rispetto ai provvedimenti legislativi esistenti sono per usare quei 60 milioni di euro che già attualmente tutti gli italiani pagano in bolletta per incentivare gli extra oneri dei gestori delle isole minori. Con quei 60 milioni si riescono a fare questi investimenti di ambientalizzazione, quindi non c'è un euro di costo aggiuntivo in più, ecco, questo era il significato.
Allora abbiamo un'ultima domanda da parte della senatrice Tiraboschi, però colleghi cerchiamo di tenere un ordine perché io avrei piacere di dedicare un'ora di tempo anche all'audizione successiva. Quindi per le 3:30 completiamo questa audizione, se ci sono ulteriori domande comunque poi possiamo farle pervenire e ci possono rispondere per iscritto. In maniera, se sono proprio domande lampo, la senatrice Tiraboschi, il senatore Brizzarielli e poi chiudiamo con questa parte. Senta, la mia, ripeto, non è una domanda critica assolutamente perché anch'io sono favorevole, ma è volta a capire perché ammetto i miei limiti. Queste tecnologie green sono facilmente, come dire, cioè sono declinabili e hanno gli stessi risultati in termini di costi e benefici in un'isola tipo Stromboli piuttosto che in un'isola tipo Ischia o Capri o Leilba? Cioè non so se ho reso la domanda. Grazie senatrice, al volo e velocemente grazie senatore Brizzarielli. Una domanda puntuale, per due volte nella sua relazione ha fatto riferimento ai 60-70 milioni attualmente scaricati, mi permette il termine, in bolletta per compensare i fornitori come extra costo per la fornitura nelle isole minori su questo, e quindi lei dice l'efficientamento di fatto fa sì che senza costi aggiuntivi si possa arrivare a sopperire senza dover individuare risorse aggiuntive. Le due domande sono: la prima, il calcolo è fatto tenendo conto di quali isole, in questo momento lei mi parla delle isole abitate, tutte le isole minori intese da voi, eventualmente quali, per avere, essendoci un dato c'è sicuramente una corrispondenza puntuale, e se potesse fornirci la lista alla quale la cifra di 60-70 milioni di euro, perché non è stato preciso al centesimo, ci si riferisce, e se solo per le utenze domestiche o non domestiche o appunto genericamente per la fornitura, come immagino, di energia, senza distinguere fra le due, anche perché è stato posticipato, ma abbiamo pure il problema della liberalizzazione del mercato, quindi ero curioso di sapere questo. E il secondo punto, in questi termini c'è da parte vostra una proposta di come si potrebbe intervenire o quale meccanismo, bandi, interventi diretti, dovrebbe essere utilizzata affinché si possa arrivare a una realizzazione degli impianti a fronte di una riduzione dei costi, degli extra costi attualmente inseriti in bolletta? Quindi queste due questioni specifiche, grazie. Grazie senatore, a voi la parola, qualora poi abbiate bisogno anche di ulteriori dati potete sempre poi integrare la risposta per iscritto. Allora, qui parlo di quelle cifre, rimando alle prime due pagine che vi trovate nella relazione, dove ci sono il riassunto dei provvedimenti dal 2014 al 2018 che riguarda il tema delle isole minori. Ecco, innanzitutto di che isole minori stiamo parlando su questi provvedimenti? Non è l'elenco allargato che avete allegato ai provvedimenti che siete in consultazione, ma è un elenco ridotto che sono le isole minori non interconnesse, quindi senza il cavo, e quindi sono alla fine una trentina, l'elenco non ce l'ho qui, ma sono quello allegato al decreto ministeriale 14 febbraio 2017, che individua le disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse tramite l'energia elettrica prodotta da rinnovabili, stabilendo gli obiettivi quantitativi di fabbisogno energetico, gli obiettivi temporali e le modalità di sostegno degli investimenti necessari. A seguito di questo decreto ci sono provvedimenti attuativi, tra cui la delibera 614/2017 dell'Authority e il documento di consultazione 115/2018. Lì dentro ci sono tutti i percorsi, tutti i contenuti e tutte le disposizioni già instradate, già individuate per avviare il percorso di smartizzazione e ambientalizzazione delle isole minori non interconnesse, e quindi trova le risposte tutte lì alle sue domande licitissime che ha sollevato. Grazie. Rispondo anche alla seconda parte della... Infatti, innanzitutto una precisazione a lei, senatore, c'è stata negli allegati, troverete a seconda della forma di generazione una forchetta di costi per kilowattora o megawattora.
e la forchetta per il fotovoltaico è più bassa del numero che ha in mente lei. Partiamo dai 15 centesimi fino ad arrivare ai 21-22 centesimi, a seconda del fatto che sia di una certa dimensione, sia a tetto, costa un po' di più, o a terra, costa un po' di meno. Per quanto invece riguarda geotermico, abbiamo fatto una stima più bassa, eccolo qui, per il geotermico c'è una forchetta tra 17 centesimi e 21 centesimi, per l'eolico a terra, quindi non galleggiante diciamo, fino a 27 centesimi. Quindi queste sono le forchette di centesimi per kilowattora che abbiamo messo in questa zona. Comunque trova tutto in allegato e qui. Vengo al commento della senatrice per quanto riguarda... il costo cambia a seconda dell'irradiamento, quindi quanto sole ho a disposizione per far fruttare al meglio i pannelli fotovoltaici, se parliamo di solare, e di come sia la situazione della costanza del vento. In Italia non ci sono tantissime regioni che abbiano delle condizioni di vento ottimali, sono tipicamente Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna a grandi linee, perché ci vuole un vento che non sia inferiore ai 5 nodi all'ora, ma non sia nemmeno troppo forte, perché se è troppo forte poi obbliga i sistemi di protezione delle pale a portare fuori fase la turbina e quindi a non farlo generare. Quindi condizioni di vento costante entro quella banda non ce ne sono tantissime, quindi per rispondere alla domanda andrebbe verificato isola per isola qual è la migliore condizione. Se c'è molto sole e poco vento, probabilmente sarà sbilanciato sul fotovoltaico. Sì, ecco, dicevo, ed è fatto così, difatti lo studio su ogni isola, ci sono dei valori differenti, per ogni isola c'è uno studio distinto. Perfetto, grazie. Vi ringrazio, se c'è qualche ulteriore domanda vi chiedo di prenotarvi quando è il momento opportuno, altrimenti lo so che l'argomento è interessante, però dobbiamo darci un'organizzazione. Vi ringrazio, comunque se dovessero pervenire ulteriori domande da parte dei colleghi ve le facciamo pervenire e vi chiediamo la cortesia di risponderci per iscritto. Chiusa questa audizione, quindi abbiamo affrontato la questione energetica, andiamo ad affrontare un'altra criticità, altre problematiche che afferiscono proprio alle isole minori dal punto di vista sanitario. Abbiamo con noi l'Associazione Nazionale Sanitaria Piccole Isole, l'ANSPI, e io darei la parola per la relazione al dottor Gianni Donigaglia. Prego, Presidente. Grazie Presidente, ringrazio vivamente e sinceramente per questo invito che ci dà la possibilità di essere auditi e ci dà dignità di essere audibili, che non sempre ci viene riconosciuta, perché quando si parla di sanità, soprattutto di sanità nei territori disagiati e in particolare delle isole minori, si rischia sempre di scivolare nella filosofia, nella cahier de doléances che ha caratterizzato, diciamo così, la maniera di rappresentare determinate caratteristiche che non sono solo problematiche che offrono le isole minori d'Italia dal punto di vista dei servizi sanitari. Noi ci occupiamo di questa tematica dal 2001, abbiamo sempre lavorato principalmente assieme alle realtà locali, assieme alle regioni ed assieme al Ministero della Salute e ad alcune delle sue direzioni generali, in particolare è stato lavorato con la Direzione Generale della Programmazione, con la Direzione Generale della Prevenzione, con l'Istituto Superiore di Sanità e con la Direzione Generale del Nuovo Sistema Informativo. Questo ci ha consentito di produrre una serie di documenti, una serie di progettualità e di produrre una serie di eventi. Noi organizziamo almeno un evento nazionale annuale sulle tematiche specifiche della sanità delle isole minori, a cui partecipano anche altre cariche istituzionali, il Ministro della Sanità, direttori generali del Ministero. E l'intento nostro è sempre
Ah, due congressi europei abbiamo fatto, anche sì, uno a Malta ed uno a Ponza. E l'intento nostro, l'obiettivo era quello di riuscire a portare le grandi conoscenze, le grandi competenze scientifiche nazionali e internazionali su queste problematiche apparentemente minori, ma per chi vive la realtà insulare estremamente importanti. Parlare di sanità delle isole minori in un contesto come questo, in una commissione come questa qui, è particolarmente stimolante. Noi ci siamo letti attentamente i disegni di legge e li abbiamo giudicati, un brutto termine, considerati estremamente positivi, estremamente interessanti. Fra l'altro anche nella precedente legislatura c'era stato un approccio, chiamiamolo olistico, fra virgolette, agli aspetti della piccola insularità. Non tutte sono piccolissime, io pur essendo fiorentino vivo e lavoro da 32 anni all'isola d'Elba, quasi 33, e conosco, prego? No, e conosco bene la realtà toscana e la realtà anche delle altre regioni italiane sotto questo aspetto. Le isole sono comunque isole, il mare divide, il mare protegge, il mare caratterizza, quindi sono territori ben connotati, e non sono ben connotati solamente nel disagio, sono ben connotati anche da un punto di vista della qualità della vita, del benessere complessivo, degli stili di vita, del clima, della qualità del cibo, della qualità dell'aria. Per cui se si vanno a vedere, cioè il fatto, io faccio una considerazione, perché dico, visto che la sanità delle isole minori è così scarsa, brutto termine, ma rende l'idea, cioè non si sono estinti, no? Perché poi i determinanti di salute sono tanti, e sono quelli anche che ho citato, e una buona sanità pesa, mi pare, attorno al 10-15% come determinante di salute. Quindi il fatto che non ci sia una buona sanità non vuol dire che non ci sia una buona qualità della vita sulle isole minori. Gli aspetti sanitari sono diversi. Il sistema sanitario nostro è un sistema universalistico, è un sistema che si basa su dei cardini e si articola sulla determinazione di questa sorta di landmarks del nostro sistema, che sono quelli dell'universalità, che sono quelli dell'equità, che sono quelli della sussidiarietà, che sono quelli dell'uguaglianza, che sono quelli della fruizione costituzionalmente garantita da un articolo specifico della nostra Costituzione, nonché da tutti gli strumenti legislativi e costituzionali europei. E abbiamo un sistema che qualche anno fa fu definito il secondo miglior sistema sanitario europeo dopo quello inglese, che storicamente è stato il padre di tutti i sistemi sanitari. Allora perché ci sono questi aspetti, fra virgolette, che sono evidentissimi? Perché che su determinate isole non si possa accedere a determinati livelli di assistenza è, oltre che intuibile, evidente. Chi ci lavora poi lo vede benissimo. Chi lavora poi, come faccio io da alcuni anni, avendo sospeso di fare la medicina clinica come responsabile scusate, rappresentante legale dell'azienda e organizzatore dei servizi sanitari dell'isola d'Elba, si rende perfettamente conto di quanto sia difficile declinare con gli strumenti e le risorse a disposizione le adeguate risposte ai bisogni che vengono espressi. Poi sui bisogni, diciamo sulla tematica del bisogno, poi ci si gioca sempre in maniera un pochino, no, sporca no, però diciamo un pochino double face, perché il bisogno, c'è il bisogno oggettivo, che quello uno conosce nessuno, quello lo conosce il Padre Eterno, poi c'è il bisogno espresso, che è quello che uno porta, poi c'è il bisogno percepito, che è quello che io percepisco del bisogno che tu mi hai rappresentato. Quindi dare una risposta oggettiva ad un bisogno diventa estremamente difficile. Per fare questo si deve lavorare in sinergia, ovvero si deve lavorare in sinergia fra i cittadini, che sono attori
attivi, scusate il bisticcio, importanti della risposta, della presa in carico, diciamo, dei percorsi di risposta ai bisogni, e deve esserci sinergia con chi ha la delega da parte delle istituzioni locali, quali le aziende sanitarie, alla tutela della salute. Il nostro sistema sanitario, vado un pochino a braccio perché il documento è veramente, l'ho riletto, è veramente noioso, per cui non lo leggo. C'è una parte di dettaglio che è quella che può essere utile al legislatore per lavorarci sopra dal punto di vista della redazione, diciamo così, degli strumenti normativi di applicazione della legge, perché chiaramente una legge non può andare nel dettaglio dei sistemi e delle macro organizzazioni di un sistema complesso come quello di risposta a bisogni socio-sanitari, non solo di salute. Per cui vado un attimino a braccio. Il nostro sistema è un sistema che basa sulla declinazione del principio di uguaglianza dei cittadini davanti al diritto alla salute in maniera quasi ossessiva, ed ha messo in piedi tutta una serie di strumenti, di leve, di azioni che sono state poi modificate nel tempo con le pianificazioni nazionali e poi con la devolution nelle varie pianificazioni sociosanitarie integrate regionali. Quello della Toscana è storicamente sempre stato un piano integrato enciclopedico, ora parlando con in assessorato mi hanno detto che questa girata faranno un piano sanitario di 30 pagine. Meglio, perché così si dà modo di lavorarci sopra e non ci si incarta in percorsi su cui poi, essendo ope lege, è difficile derogare. Però la declinazione del principio di uguaglianza in maniera così ossessiva irrigidisce, diciamo, il sistema su dei percorsi che non sono universalmente applicabili, o comunque sono universalmente applicabili, ma non ci si può aspettare gli stessi risultati in termini di efficacia. Se io ho una buona macchina, la Ferrari, bella macchina, e ho un'autostrada, va bene. Se io sto in cima a una mulattiera e ho una Ferrari, la lascio parcheggiata giù, ma mi ci vuole il trattore per andare su, perché sennò a casa non ci torno. Quindi se io do la Ferrari a tutti, non è detto che tutti ne possano usufruire in maniera efficace. Questo cosa vuol dire? A parte l'esempino un po' così povero, che la declinazione ossessiva e un pochino talebana, scusatemi il termine, del principio della uguaglianza ha creato le disuguaglianze. Non solo, ha creato delle disuguaglianze certificate, perché sono disuguaglianze che si sono verificate con la perfetta applicazione, secondo norme ben precise e dettagliate, del principio di uguaglianza. Se io quello che riesco a fare, seguendo determinati indirizzi e determinati strumenti legislativi, non lo posso applicare su tutti e lo applico indiscriminatamente su tutti, non è che faccio un errore, ma non mi posso aspettare che quello che oggi tutti, per fortuna, vedono in maniera esplicita, perché se no non si sarebbe arrivati a concepire dei disegni di legge che riconoscono una filosofia comune e una condivisione comune di principi e di obiettivi come quelli che sono oggetto di questa audizione. E quindi noi siamo contenti perché passatemi il termine, fare i nostri incontri, i nostri eventi, raccontandoci le cose fra di noi, perché se uscivi un attimino dal seminato vedevi degli sguardi interessati, ma insomma un pochino così, questi di cosa parlano. Oggi in effetti si va secondo una logica per cui non si possono trattare cose diverse con gli stessi strumenti, ovvero si possono anche fare, ma se si vede che gli strumenti non funzionano, non vuol dire che si cambia gli strumenti anche per quell'altro, vuol dire che si
individueranno se ci riesce o se utilizzeremo altri strumenti. Prego. Sì, sì, ma siamo nello specifico. E, da un punto di vista operativo, i disegni di legge aprono lo spiraglio alla rimodulazione e revisione di tanti processi micro e macro organizzativi, della ridefinizione dei livelli di assistenza da erogare su questi territori e della rilettura delle parametrature di questi territori rispetto alle vigenti leggi. Parlo del ex DM 70 Balduzzi, non amatissimo in tutte le isole d'Italia, è oggetto sempre di critiche, attacchi. Nella regione toscana l'assessorato ha deciso di fare una legge regionale di riordino del sistema sanitario regionale toscano della fine del 2016, in cui di fatto la definizione degli ospedali e dei presidi ospedalieri avviene per territorio zonale e non per livelli di attività e di bacino di utenza. Ovvero l'isola d'Elba, che ha un bacino d'utenza di 32.000 residenti più in agosto 250.000-300.000 presenze, e sarebbe stato un presidio secondo la Balduzzi che avrebbe dovuto avere il pronto soccorso e poco altro. All'isola d'Elba ci sono l'unità operativa complessa di medicina, l'unità operativa complessa di chirurgia, la dialisi, il mantenimento del punto nascita in deroga ai 500/1000 parti con 150 parti. Lì ci siamo inventati, fra virgolette, tutta una serie di percorsi integrati a sostegno, d'accordo con la direzione generale e con la regione chiaramente, a sostegno della garanzia della sicurezza del parto e della presa in carico anche del parto difficile, anche con il trasporto neonatale in utero o postpartum, con la neonatologia dell'azienda ospedaliera universitaria di Pisana, che è l'azienda universitaria di riferimento. Quindi vuol dire che se ci si mette capo e se si trova rispondenza da parte dell'istituzione di riferimento sulla creazione di modelli e percorsi alternativi, le cose si possono fare, perché all'Eba nasce circa 190 bambini l'anno, a parte quelle 5-6 10 gravidanze a rischio che vengono trasferite in continente su presidi di livello avanzato prima del parto, tutti gli altri figlioli nascono all'isola d'Elba e le donne elbane vogliono partorire all'isola d'Elba. L'isola d'Elba, all'interno della provincia di Livorno, il presidio ospedaliero di Portoferraio è stato il primo presidio di tutta la provincia di Livorno ad attuare il parto indolore in analgesia peridurale, quando si diceva che all'Elba queste cose non si potevano fare perché erano pericolose. Ovviamente questa nuova rivisitazione e spinta di tipo innovativo sulla costruzione di modelli alternativi di risposta ai bisogni prevede anche che tutto il sistema di allocazione delle risorse venga modificato, perché ovviamente se io faccio un modello ma non gli do le gambe per farlo funzionare, è inutile che l'abbia scritto. Faccio un esercizio carino, mentale, anche vado al congresso, faccio un figurone, però poi alla fine non sono per niente efficace. Di fatto i criteri di assegnazione delle risorse a questi territori, non parlo solo degli ospedali ma parlo anche delle sanità territoriali, che sono la maggior parte della sanità delle isole minori d'Italia, perché le 37 isole, vediamo quali considerarle. Piuttosto nell'elenco manca Montecristo, manca l'isola di Montecristo, e ai toscani gli avete tolto un'isola, e noi toscani siamo estremamente sciovinisti e così qualcuno poi si imbroncia, non io ma insomma, perché a Montecristo ci sono poche persone, però anche queste afferiscono al comune di Portoferraio.
nonostante ci siano 35 miglia da Portoferraio a Monte, quasi 40 miglia. Quindi tutte le modalità di assegnazione delle risorse, sia a livello economico, di riparto del fondo, chiamiamolo così, non voglio dire che il fondo debba essere aumentato, però devono essere valutati i criteri di riparto. Invece di dare degli incentivi, dei contributi per le sanità insulari sul progetto, su così emergenze fra virgolette contingenti individuate, per cui ci si mette sopra anche tanti soldi, per va istituito un fondo speciale. Si vede quanti soldi servono, cioè quante risorse, è brutto parlare di soldi, servono per le isole minori. Non è difficilissimo fare questo studio, noi ce lo saremmo anche fatto, ma insomma sono in grado di farlo al Ministero, alle Regioni, chi fa economia sanitaria, management sanitario, scusate, è pane quotidiano, la Bocconi, la Luis, il Sant'Anna di Pisa, ce ne sono quante si vuole. E si dà un fondo certo che, e si dà anche la libertà, diciamo, la discrezionalità dell'utilizzo. Chiaramente non è ci si va a cena, no, ci si va a cena, però si utilizzano su linee di non progetto, di modello e di processo e di percorso definite, validate, accreditate. Mi ripeto purtroppo in questa sede, perché chiaramente queste cose le abbiamo dette in altre sedi al Ministero, e dal Ministero sono venute tante così buone cose, soprattutto dalla programmazione, dove nel 2014 in conferenza Stato-Regioni è stato licenziato un pilota per la definizione delle linee di indirizzo per lo sviluppo della sanità delle isole minori. Questo progetto è stato finanziato con un provvedimento CIPE del 2015, ora c'ho anche gli estremi, ve li dico se magari prendete appunto. Allora, il pilota, conferenza in Stato-Regioni, allora, conferenza 10/7/2014, repertorio 82 CSR, mentre la delibera CIPE è la 122 del 2015. Ah sì, scusate, la delibera CIPE è la 122 del 2000, ripeto le altre? Scusate. Allora, il pilota fu passato in conferenza Stato-Regioni il 10 luglio 2014, repertorio 82 CSR, conferenza Stato-Regioni. La delibera CIPE è la 122 del 2015, che assegna risorse a tutte le regioni d'Italia, sono risorse che venivano dall'accumulo soldi recuperati, diciamo, dal 2010 per 4 anni, dal 2009 addirittura per i 4 anni successivi. È venuto fuori un finanziamento di una, mi pare, 26-27 milioni di euro, che è stato assegnato alle regioni con questo criterio, se interessa lo dettaglio. Dunque, per la produzione di progettualità specifiche che facessero riferimento alle linee e alle direttrici di indirizzo espresse nel pilota primordiale del 2014. Dico primordiale perché non è pilota, è proprio un proto-pilota, perché questa è la prima cosa che esce dallo Stato italiano relativa che riguardi la sanità delle isole minori in maniera strutturata. Poi sono uscite fuori anche tante altre cose, ma in maniera strutturata così, e ti dice cosa è un'isola minore, come si definisce una zona con difficoltà di accesso, perché il pilota è per la sanità delle isole minori e zone con difficoltà di accesso, definisce le linee progettuali, definisce i criteri di definisce gli outcome, definisce le linee per la costruzione degli indicatori, le linee per l'individuazione degli outcome e le linee di sviluppo delle singole progettualità. Progetto che ha una validità fino alla fine del 2019. Le regioni, sono state individuate 3 regioni pilota, il Veneto, la Toscana e la Sicilia, che hanno sviluppato i loro
progetti più importanti, la Regione Toscana ha avuto quasi 4 milioni di finanziamento. E il progetto della Regione Toscana lo conosco molto bene perché ci ho lavorato tanto e tuttora ci sto lavorando, ma ad ognuna di queste regioni pilota afferiscono altre regioni, sia con isole sia con aree interne a difficoltà di accesso, di regioni tra virgolette tutorate, che hanno un minor appannaggio, diciamo così, del riparto di questo progetto, ma che devono produrre pure progettualità. Alla Toscana in particolare afferisce il Lazio, l'Abruzzo, il Molise, le Marche e l'Umbria. La Sardegna, che non aveva accantonato fondi, non ha avuto nessun benefit economico da parte della conferenza, però si è aggregata alla Toscana per essere tutorata su progetti che finanzia autonomamente. Quindi questo è il lavoro che si sta facendo, un lavoro molto molto grande. Sono progetti che sviluppano da un lato l'emergenza-urgenza, che è la massima criticità, come vedrete scritto negli 11 items che si suggerisce al legislatore, su cui, dice, metti l'occhio su questi che andrebbe già bene. Poi chiaramente vanno esplosi con una serie di normative applicative che chiaramente non stanno qui dentro, ma nemmeno nella legge. Scusate. E questo era un argomento che lo sviluppava la Regione Veneto insieme alle regioni tutorate, Lombardia, Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna. La Toscana sviluppa l'integrazione ospedale-territorio e l'applicazione delle nuove tecnologie, in particolare della tecnologia ICT, quindi chiamiamole ancora telemedicina fino alla morte naturale di questo termine, chiamiamole IELTE o sanità digitale, che è magari un appellativo più appropriato. La Sicilia invece sviluppava gli aspetti con le regioni tutorate della sanità territoriale. Parallelamente a questo, il Ministero della Salute, sempre la Direzione Generale del Ministero della Salute, ha sviluppato un documento che istituisce l'Osservatorio Nazionale delle Isole Minori. Quando la Direzione Generale del Ministero della Salute lo ha anche redatto questo documento, però questo documento è un po' sfortunato perché casca sempre a cavallo tra qualche legislatura o qualche cambio di direzione. Per cui ognuno ci deve, non lo so, ci deve mettere una via, perché è un documento, anche quello lo conosco parecchio bene perché ci ho lavorato 2 anni, è un documento dove l'altro ANSPI è anche componente, sarebbe, quando qualcuno ci metterà una firma, componente o un timbro, componente effettivo permanente di questo osservatorio, dove di fatto si va a esplodere sia i bisogni, sia delle modalità di risposta, sia la misurazione della modalità, degli effetti di quello che si va a fare. L'aspetto della valorizzazione dell'attività, dei processi e dei percorsi sanitari sulle isole, qualsiasi percorso poi si decida di mettere in piedi, non esiste, perché a volte basta, cioè, ti ho dato 3 infermieri, cosa vuoi di più? Sì, capito, ma se mi ha dato 3 infermieri e io non ce la fo, mi ha dato 3 infermieri e ce ne manca sempre 2, e dice, ma te li devi far bastare. Vabbè, dice, non mi bastano. Dice, perché? Dice, guarda, non mi bastano perché 2 più 2 fa 4, e come dicono, diciamo, si fa sempre 4 e farebbe stabilmente 4. E per gli architetti fa a volte fa 5, a volte fa 3, per gli ingegneri fa 4, ma gli dispiace. Questa è una barzelletta che circolava fra ingegneri e architetti. Per cui ci sono dei criteri, e questi non esistono. Io e altri colleghi chiaramente ci siamo abbastanza formati sugli strumenti di valutazione delle performance delle aziende sanitarie, il famoso bersaglio del MERS, delle regioni benchmarking, non mi ricordo se c'è anche il Lazio, non me le ricordo tutte, sono una decina. E il MES ha stabilito una metodologia di una serie di
ed ha costruito una serie di indicatori estremamente esplosa in sottoindicatori, in grado di determinare una valutazione oggettiva o comunque oggettivante della performance che possa essere di riferimento per vedere se quello che stai facendo è fatto bene o è fatto male, banalmente detto così. Questo per le isole minori non esiste, ovvero esiste, ma se io devo essere miserato su un servizio che non sono in grado di erogare, chiaramente sarò perdente. Se l'assegnazione delle risorse o diciamo così, che va sul meccanismo chiaramente premiante di tipo aziendale, di budgetizzazione, mi vede costantemente penalizzato, poi va dal direttore generale, va dall'assessore e ci va a ragionare, ci guarda, perché cioè, nessuno è sciocco ovviamente, però chiaramente l'impatto cioè, ecco, qui non va bene, per forza non va bene, perché non ho gli strumenti né per andare bene né per andare male, cioè non ho proprio gli strumenti, quindi o questo obiettivo me lo togli o non mi valuti su questo percorso, se no io rimarrò sempre perdente. Tutto questo ambaradan che è un pochino confusionario, ho cercato di, però magari è più a spot, stimola, perché se la leggo è veramente soporifera, ad esplodere una che è quella che è la problematica centrale che, come dico io, regge tutto il male, regge tutto il male, la madre di tutti i mali, è lontano il microfono, perché io mi devo muovere, se il microfono sta fermo allora sposto il microfono e tanto la relatività è questa, che sono i vincoli che la legislazione attuale pone, ovvero che sono le regole che la legislazione attuale pone, che però per i nostri territori diventano vincoli sulla strutturazione dipartimentale delle aziende, sulla modalità del riparto, sui contratti nazionali dei lavoratori, ovvero lavoratori brutto, sui contratti nazionali della dirigenza, sul contratto unico del comparto, sul contratto, l'accordo unico collettivo nazionale della medicina generale e compagnia bella. Quindi se io sono in un territorio che è poco appetibile da un punto di vista lavorativo, perché sei lontano, perché devo prendere la nave, perché ho la famiglia a 100 chilometri, devo spostare la famiglia, no, non posso perché c'è il bambino piccino, allora faccio pendolare, però è tanto, allora mi prendo un appartamento, ma gli affitti sull'isola costano cari perché si paga il turismo tutto l'anno, perché chiaramente non ti affitto la casa d'inverno a 400 euro, ipotesi, perché la devo affittare a 1500 euro il mese d'estate. Che devo dire, da un punto di vista poi... Poi mi fermo 2 mesi perché non c'è... Poi mi fermo 2 mesi perché... E per cui si costringe chi lavora a stanziale lì a non prendere le ferie, cioè di fatto chi è isolano è penalizzato perché lavora anche per quegli altri, copre i turni di quello che non riesce a traghettare con la nave perché non passa per il maltempo, succede poche volte all'Elba, molto più su altre isole, quindi qualcuno è costretto a fare turni oltre diciamo così, quello che è sindacalmente penalmente perseguibile, per cui poi non viene nessuno perché poi dice lì non si fa nulla, il lavoro è penalizzato, non è, quindi se noi facciamo i concorsi tra virgolette in generale diciamo regolamentiamo, regimentiamo le assunzioni con le parametri all'Elba piuttosto che ad Alicudi, vabbè Alicudi è un po' eccessivo, a Procida, a Napoli, a Ponza, a Lipari dove sta il mio amico Scirè, a Tremiti, alla Maddalena, a Carloforte, a Sant'Antioco, per dire un po' a Ponza, a Ventotene, che conosco, isole che conosco perfettamente, che citavano i colleghi dell'edizione precedente, io non avrò mai la possibilità, se non trovo qualche amatore dell'Aragosta o del Totano Fresco, che venga a lavorare sulla piccola isola.
Mentre sulla piccola isola si lavora bene, anche perché si ha la possibilità di affrontare una casistica professionale nel pronto soccorso e nelle parti, diciamo, di medicina interna e anche di chirurgia estremamente variegata, cioè le malattie sono uguali dappertutto, non è che all'isola no, l'infarto non viene perché siamo distanti, no? All'isola l'infarto viene da quelle altre parti. Chiedo scusa, dottore, mi perdoni se la interrompo, se mi fermo quando cerca vuole. Di giungere a conclusione vorrei dare il tempo utile sì, ai colleghi perfetto. Per fare le domande, ma solo perché alle 16.30 io devo tassativamente sì, sì. chiudere la commissione, l'audizione, perché abbiamo aula. Mi fa piacere se questa cosa stimola domande, perché... Assolutamente, perché, proprio sì, per dare modo di no, perché, fare domande anche ai colleghi. Non ci speravo. Rapidamente. Fermo restando leggersi tutti gli 11 item. No, che sono utili, non dico che sono noiosi, ma anzi dico che sono utili, dico che fondamentale è la lettura unitaria degli aspetti delle isole minori, compreso quello sanitario, che è uno degli aspetti che va a incidere sullo stato sociale e socio-economico dell'isola. Sono tutte isole votate al turismo, oltre che alla pesca, all'agricoltura, alla riscoperta del territorio, sono patrimoni culturali mostruosi, sono musei a cielo aperto, c'è di tutto sulle isole, uno va a giro, sono musei a cielo aperto. Allora, togli una tomba etrusca, a questi livelli non l'avevo vista, o una colonna romana, non l'avevo vista. In un'isola che ha buona sanità, il turista viene più volentieri. All'isola d'Elba ci sono 76 diving, ci abbiamo una camera iperbarica, ce la volevano togliere. Quelli dei diving sono diventati matici, noi dice facciamo la nostra promozione perché si sa che all'Elba c'è una camera iperbarica, se no i diving non vengono. Se io so che ho un buon ospedale, ho una buona risposta sanitaria e addirittura riesco a promuoverla, io creo ricchezza, creo benessere, che vuol dire anche creare salute, creare cultura. Si diceva un tempo che quelli che avevano meno cultura cioè avevano meno aspettativa di vita, ma è anche vero. Tutto questo non può prescindere dalle deroghe, derogare agli strumenti usuali di pianificazione e programmazione della sanità in questi territori, che non vuol dire metterci soldi, probabilmente i soldi sono gli stessi, il problema è che non si sa quanto costano, non si sa, faccio un esempio, uno dice raddoppio lo stipendio a tutti gli operatori sanitari delle isole, e qui mi fermo, va bene? In Italia ci sono circa 800.000 operatori sanitari, sulle isole minori d'Italia ce ne sono, mi pare, 1.300-1.400. Ora, se io gli raddoppio lo stipendio, che non serve a niente, non spendo niente, da un punto di vista di valore assoluto, cioè spendo un valore assoluto, ma dal punto di vista proporzionale vado a incidere sul fondo, sul costo, niente. Cioè le isole minori costano poco. Da un punto di vista, cioè è un investimento di metodo, è un investimento di politico, scusate se abuso di questa parola, soprattutto in un tempio della politica come questo, non è un problema sanitario, se la politica si affianca a chi rappresenta queste peculiarità è facile. Ovvero, non è facilissimo, ma non è impossibile fare le cose e non è un problema di soldi. Per fare questo bisogna saper misurare e bisogna saper valutare. E il nostro prossimo 17° congresso nazionale avrà come tema centrale proprio l'individuazione dei modelli e delle metodiche di valorizzazione delle performance nelle isole minori. Ho per vostra fortuna finito. Grazie mille. Faccio presente ai colleghi che ho dato mandato agli uffici di procurare i documenti che ha menzionato il dottore relativamente a quello che è il progetto pilota del 2014
con relativa delibera CIPE e anche tutto ciò che è relativo all'Osservatorio Nazionale sulle Isole Minori, e però appena sarà disponibile verrà inviato a tutti i colleghi. Come sempre la parola in primis al relatore Mantero e poi c'è già prenotata la senatrice Lamura. Sì, grazie. Chiedo anche... scusa, senatore Bizzarrielli, e quarto vi chiedo di fare domande brevi, perché qualora non ci siamo nei tempi, poi altrimenti chiederò agli auditi di farle arrivare per iscritto. Grazie. Sì, grazie anche a voi per la relazione molto interessante, che ci dà un sacco di stimoli, quindi le domande sarebbero molteplici, anche perché non è facile affrontare i temi sanitari in una legge quadro come questa, e quindi deve affrontare la tematica delle isole minori a 360 gradi, e soprattutto non è facile affrontare i temi sanitari in quanto c'è sempre di mezzo il titolo quinto, per cui noi possiamo semplicemente dare degli indirizzi, perché poi sono le regioni quelle che dovranno, diciamo, attuare le linee di indirizzo che diamo. Allora, le domande, ne ho diverse, cerco di essere abbastanza veloce. Allora, sicuramente penso che uno dei problemi più grossi, oltre, diciamo, la discontinuità territoriale, sia quella dovuta al divario di popolazione tra la, diciamo, il periodo turistico e quello non turistico. Quindi magari, banalizzo, di inverno mi basta un medico, d'estate me ne servono 10. Come si rimedia a questa diciamo a questo divario, cioè in questo momento si riesce a sopperire a questa divergenza ovviamente di popolazione residente sulle isole? Abbiamo parlato prima di ovviamente, intanto vi chiedo qual è lo stato di salute dei residenti delle isole minori, e se a vostro avviso è possibile, cioè credo che sia sempre opportuno prima di curare anche di diciamo evitare che le persone si ammalino, quindi di ridurre i fattori di rischio che portano alle malattie. Ad esempio, prima con gli auditi e l'audizione precedente stavamo parlando per l'appunto della riduzione dell'impatto di inquinamento che hanno ad esempio le grandi navi, piuttosto che gli impianti di produzione di energia a diesel, quindi già la sostituzione di quelle con energia da fonti rinnovabili ovviamente è una riduzione dei fattori di rischio. Quindi anche quali sono i fattori di rischio a vostro avviso da medici, diciamo, che si possono diciamo sui quali si può intervenire per migliorare lo stato di salute della popolazione prima ancora di curarla. Poi ci dicevate dei ovviamente le isole minori sono aree disagiate chiaramente, quindi è necessario andare per molte cose in deroga al decreto Balduzzi, ma mi chiedo ad esempio sui punti nascita in cui ritengo corretto garantire la possibilità alla natalità nell'isola, ma non c'è rischio che avendo punti nascita in cui ci sono, ci dicevo sull'isola d'Elba 150-200 casi, si abbia una pochi casi e per cui, cioè, il personale non sia pronto ad eventuali emergenze, quindi ci sia un maggior rischio per la salute del nascituro e delle partorienti, essendo che ovviamente i punti nascita più piccoli hanno ovviamente affrontano casi emergenziali in maniera ridotta. E poi al primo punto dell'articolo 8 della legge noi parliamo di, ovviamente demandiamo alle regioni la riorganizzazione dei presidi sanitari nelle isole minori ove esistenti. Voi ritenete, adesso non chiedo di andare nel dettaglio, ma che effettivamente questa riorganizzazione vada fatta? C'è i presidi sanitari al momento esistenti sono a vostro avviso insufficienti o semplicemente possono essere meglio organizzati? E l'ultima domanda, e ho finito, parlavate appunto dell'osservatorio e vi chiedo che doveva essere appunto istituito, non è stato istituito alla fine? Grazie. Poi andate nel dettaglio, se prendete nota facciamo tutto il giro di domande. Senatrice Lamura, prego. Dunque, io intanto ringrazio per questa interessantissima relazione
E mi soffermo sull'esordio, insomma l'inizio della relazione, ovvero quando lei ha detto che le isole sono ben connotate sia in senso negativo ma anche in senso positivo, e in particolar modo in relazione alla qualità della vita, alla qualità del cibo e così via, che sicuramente è un valore importante che viene preso in considerazione tra i vari determinanti della salute e che quindi è un costo inferiore per la sanità pubblica. Io mi chiedo se in questi studi già fatti fino ad oggi, se sono stati presi in considerazione cioè il parametro della qualità della vita, e che peso si è dato, perché visto che c'è un risparmio di spesa pubblica, quanto questa possa essere poi utilizzata per poter implementare quei servizi che in una città invece inquinata sono oneri importanti, e che quindi appunto va anche provare quindi ad utilizzare in questo disegno di legge un articolo che possa proprio mettere in evidenza questo, dare molto valore alla qualità della vita e quindi ad una sanità che possa essere più anche sperimentale, quindi per dare quindi valore a quello che è un rapporto uomo-natura, che sicuramente deve essere assolutamente valorizzato e che deve essere la nostra prerogativa per i prossimi anni. Quindi io penso che le isole, visto che sono territori confinati da tutti i punti di vista, ma appunto noi vediamo sempre le cose negative e invece come voi ci avete abbondantemente detto, possono essere appunto anche considerate dei modelli, insomma, dei laboratori per capire come aiutare la nostra sanità, guardando appunto lo stile di vita e la qualità della vita e dell'ambiente naturale. Grazie. Grazie senatrice. Gli ultimi tre interventi, se no poi non facciamo più in tempo. Senatore Quarto, a seguire Brizzierella e poi la Tiraboschi. Grazie. Grazie per la utilissima informazione. Brevissime domande. Anch'io insisto come senatore Mondero sulla questione della prevenzione e poi dell'educazione sanitaria. Io poi ho letto anche la vostra, si parla di autosoccorso anche, per cui effettivamente che cosa si fa? Non pensate che sia utile insistere molto di più nel campo della prevenzione e dell'educazione sanitaria, in modo tale che ognuno, anche per tante piccole patologie non gravi o incidenti non gravi, penso ad una scottatura per esempio, invece che chiamare o ad andare in pronto soccorso, curarsi anche un po' da soli, per quello che con una maggiore educazione se lo si potrebbe fare. E poi ancora più vorrei insistere su una cosa invece, con tutti i sistemi informatici, tra l'altro se chiamiamo un 118 sono attrezzati già oggi i 118 abbastanza bene con il telesoccorso, in termini di telesoccorso, cioè con tutti i sistemi informatici che ci sono, in modo tale via video, oramai sappiamo bene che un elettrocardiogramma lo si può inviare in tempo reale ad un centro che legge l'elettrocardiogramma e dà un referto, per cui non pensate sia il caso di insistere ancora di più, dotare le isole di centri ben funzionanti, come tra l'altro lo sono già i 118 oggi, ancora di più, quindi insistere, quindi prevenzione, educazione sanitaria e telesoccorso. Grazie, senatore Brizzierella. Grazie Presidente, il nostro Presidente è così efficiente che trova il materiale ancora prima che glielo chiediamo, quindi grazie anche per le richieste del materiale. 5 punti, il primo, emergenza-urgenza, premesso che noi ragioniamo di due grandi tipi di isole, quelle che hanno comunque strutture presenti e quelle che non hanno strutture presenti rispetto all'elenco che noi abbiamo fornito, e ovviamente abbiamo
problemi per i residenti e problemi per i turisti nel momento in cui col flusso turistico c'è una maggiore presenza. Voi avete fatto riferimento alla lettera E del punto 1 alla dotazione delle isole di elisuperfici. Ora c'è sempre una grande discussione relativa alle condizioni meteo avverse per l'utilizzo delle eliambulanze, eccetera. Volevo sapere se su questo avevate comunque maturato una scelta prioritaria, oppure come si fa riferimento, comunque lo ritenete un modello da integrare comunque con, non so, un trasporto marittimo veloce al quale c'è un accenno meno forte rispetto alle eliambulanze. Relativamente ai servizi di base, quindi non tanto ai servizi ospedalieri, se avevate ragionato come associazione con gli ordini professionali relativamente al convenzionamento, i medici di base hanno comunque una convenzione ogni tot di abitanti, quindi agendo in deroga al di là delle incentivazioni sulla possibilità avere uno stipendio maggiorato, lì conta anche il numero dei pazienti, no? Quindi c'è una quota fissa, poi c'è il rispetto dei vari parametri, cambia da regione a regione, però comunque c'è un problema di individuazione delle convenzioni in base alla popolazione. Stessa cosa dicasi per la guardia medica notturna, cioè al di là delle scelte che vengono fatte adesso dalle varie regioni e in diverse parti d'Italia, di fatto il medico di base, quello che era il medico condotto a maggior ragione in un'isola, diventa il punto di riferimento H24 per tutti e per tutto. Quindi se su questo c'è stata da parte dell'associazione l'apertura di un tavolo anche con gli ordini professionali e eventualmente con, se ci sono delle proposte specifiche, e lo stesso dicasi per le farmacie. Cioè anche in questo caso sulle dotazioni, ora non so se ad esempio per gli sportelli farmaceutici, chiaro è che non è un problema diretto del medico, ma è chiaro che se io faccio una prescrizione, poi comunque per prendere quel farmaco devo fare un viaggio della speranza, ho comunque un problema. Quindi ad esempio anche con l'ordine dei farmacisti è stato affrontato il problema di andare in deroga sull'apertura degli armadi farmaceutici, sui dispensari rispetto alle farmacie. Da ultimo, relativamente ai servizi da poter svolgere in loco, si fa riferimento alla possibilità di ricorrere al volontariato e all'autosoccorso. Anche su questo, se c'è stata, è già in atto o comunque c'è un'idea di sperimentazione di, non so, corsi specifici di formazione, anche perché non in tutte le isole ad esempio c'è un nucleo di protezione civile piuttosto che la Croce Rossa, quindi si tratterà eventualmente di ragionare non tanto di volontariato organizzato quanto di fornire all'intera popolazione eventualmente interessata delle nozioni di base di pronto soccorso, perché non dappertutto c'è magari il presidio della Croce Rossa o di un'associazione di volontariato analogo. Grazie. Grazie senatore, prego senatrice Tiraboschi. Ah, già, perfetto, grazie. Allora io lascio la parola a voi chiedendovi di fare un intervento minimo, ma essendo tutte le domande ovviamente attinenti e importanti, vi chiederò poi di farci pervenire un puntuale documento scritto con le risposte ad ogni singola domanda. Per adesso, avendo 5 minuti, vi chiedo di essere concisi nella risposta. Grazie. Le domande del relatore Mantero. Dunque, come si fronteggiano le oscillazioni demografiche, chiaramente in aumento? Allora, si fronteggiano molto male. Allora, in generale in tutte le isole minori vengono potenziati i servizi di pronto soccorso dove esistono i pronto soccorso e di strutturazione dei percorsi dell'emergenza in senso lato, sia a terra con le ambulanze, con la medicalizzazione anche di ambulanze non medicalizzate o con l'incremento delle ambulanze medicalizzate, quindi con medico a bordo,
con il potenziamento del pronto soccorso sia da un punto di vista del personale medico che dal punto di vista del personale infermieristico, con la istituzione della cosiddetta guardia turistica presenza di un medico che garantisca la continuità dell'assistenza, quindi dell'assistenza primaria ai turisti. Le difficoltà stanno nel fatto che essendo tutti questi servizi inseriti in un sistema dipartimentale, ovvero in un sistema verticale / verticistico che sta altrove, che vede le sue figure di governo altrove dall'isola, il dipartimento si declina sulle necessità dipartimentali. Se il dipartimento riduce la sua attività nel 90% della sua complessità in luglio e agosto, e quindi manda a ferie il personale a luglio e agosto, e quindi io ho meno disponibilità di personale quando invece ce n'avrei bisogno del doppio. Quindi declinare, non è che si fa una legge per questo, queste sono cose che le aziende sanitarie, le strutture dipartimentali sanitarie devono mettere in conto, solo che le isole a volte sono viste lontano. Per quanto riguarda lo stato della prevenzione sui fattori di rischio, che è stato stressato anche da altri interventi, le isole hanno dei quadri epidemiologici particolari. In parte questi sono caratterizzati da fattori che li potremmo chiamare anche di rischio, ma a volte non sono di rischio, immodificabili, che sono quelli genetici, ovviamente. La genetica, tutta l'espressione genetica, nel bene e nel male, sulle isole, soprattutto sulle isole più remote, è estremamente espressa. I territori sono isolati, sono stati protetti, ma sono stati anche isolati. All'isola d'Elba, per esempio, dove vivo io, c'hai l'isolamento del mare e c'è l'isolamento anche all'interno, perché sono zone montuose, territori montuosi mal collegati. Quindi tutte quelle che sono le patologie e comunque fattori di rischio immodificabili sono, fra virgolette, un pochino aumentati. Sono più espressi, diciamo. Dall'altra parte, indubbiamente la qualità del clima, la qualità dell'aria, la qualità del cibo e la qualità della vita, che è fatta soprattutto della vita lavorativa, di momenti di intenso lavoro da maggio a settembre e momenti di enorme calma tutto il resto dell'anno, fa sì che comunque il passo isolano sia estremamente più flemmatico rispetto al passo che a San Raffaele. Ho visto i colleghi andare molto più velocemente che all'ospedale di Ischia, a gennaio, perché è così. Quindi tutti questi fattori di rischio legati a degli stili di vita tra virgolette modificabili, quali lo stress, l'inquinamento atmosferico, eccetera, sono chiaramente più contenuti. Altri stili di vita sono più espressi: l'uso di droghe, l'uso di alcol, l'uso di tabagismo, il gioco d'azzardo patologico, cioè la solitudine, l'isolamento favorisce ricavarsi degli spazi di attività in maniera alternativa. Cioè, non ci sono molti cinema, non ci sono, specie su isole più piccole, non è che ci sono molte, o le persone tra virgolette emigrano, vanno cosiddetto in continente dove c'hanno, se no chi sta sull'isola riassume abitudini di vita della fine del Settecento, dell'Ottocento, perché poi di fatto quello è. Per quello che riguarda i punti nascita, in deroga al DM 70, io porto sempre l'esperienza urbana, che è quella che conosco meglio, perché noi ci siamo posti, perché il presidio ospedaliero di Portoferraio, che è quello che fa più parti, credo anche più di quello di Ischia, se non sbaglio, in tutta Italia, dei cinque ospedali che possono definirsi tali delle isole minori d'Italia, che sono Ischia, Lipari, l'Elba, la Maddalena e Pantelleria,
e tutti hanno un numero inferiore di parti. Lì, un po' perché la Toscana è comunque una regione estremamente attenta, un po' perché comunque gli isolani si sono, anche i sindaci sono particolarmente stati sensibilizzati e si sono mossi su questo argomento, in accordo con l'assessorato e con la... mi addentro leggermente nel particolare perché questo forse può essere utile, ma giusto 20 secondi. È stato fatto in modo di costruire un'architettura, un modello con un'architettura di processo e di percorso che sia in grado di onorare tutti quelli che sono, tolto il numero dei parti, ovviamente, questo solo in parte, le caratteristiche che deve avere un punto nascita, quindi la reperibilità, la guardia, eccetera. E questo è stato fatto incrementando il numero degli anestesisti in dotazione all'ospedale di Portoferraio, non potendo incrementare l'organico dei pediatri, dei ginecologi. È stato fatto un accordo con l'azienda ospedaliera universitaria pisana in cui vengono inviati a rotazione specialisti e specializzandi a sostegno sia della pediatria sia della ginecologia dell'ospedale Albano. Sono stati iscritti e validati anche dal punto di vista del rischio clinico, ora mi addentro un pochino nel tecnico, mi dispiace, i percorsi del trasporto neonatale con la neonatologia di Pisa. Questo sono stati fatti protocolli, è stato fatto, mi aggancio alla al teleconsulto del senatore, il quesito del senatore, dei protocolli con l'ospedale del cuore di Massa, che è l'unica cardiochirurgia pediatrica presente in Toscana, per cui si fa in teleecocardiografia la diagnosi precocissima nei neonati delle cardiopatie congenite neonatali che vanno così a trattamento precoce. Ovvero, sulle isole si deve poter fare bene quello che deve essere fatto sull'isola. Quello che non deve essere fatto sull'isola non si deve fare, perché si fanno e morti, insomma, e morti, che devo dire, se si fanno poveri si fanno poveri, magari vincano al Superenalotto, se uno è morto anche già nemmeno è Superenalotto. Scusa, purtroppo io del regolamento devo dare la possibilità ai colleghi di raggiungere l'aula e non posso procrastinare oltre neanche di un minuto i tempi a nostra disposizione, però le chiedo gentilmente di far pervenire in seguito tutto delle risposte alle quesiti posti dai colleghi per iscritto agli uffici della Commissione. Vi ringrazio. Posso? E colleghi, ci vediamo in aula. Grazie e a dopo. Però salutare volentieri. Saluto.